Ma perché non mi dà più quello che mi dava prima? Ma cos'è successo? Il suo scopo era di legarvi a voi, capito? Allora. Dovete stare allerta perché non è una cosa da sottovalutare, anzi che è una cosa che allora è la parola amore, la parola ti amo, è una parola molto grossa e quindi si dice dopo un determinato periodo di tempo, non non li vedete più. Questo si chiama silenzio punitivo. Cos'è il silenzio punitivo? Praticamente è una sorta di manipolazione che fa il narcisista per farvi attuare dentro di voi i sensi di colpa. Ma cosa ho fatto? Ma perché adesso non c'è più? Ma perché non mi dà più quello che mi dava prima? Ma cos'è successo? Ma sono sbagliata, ma sono qua. E allora voi iniziate a farmi un sacco di domande e poi siete voi che correte dietro a lui, non lui che vi corre dietro. Perché le attenzioni che vi ha dato all'inizio e che ora non vi dà più, fa scattare dentro di voi, tac, il meccanismo contrario che voi... siete voi andare in cerca di lui, che gli correte dietro, che vi ponete dei sensi di colpa e quindi
Adesso le cose si invertono, capito come? E quindi bisogna stare attenti, quando sparisce proprio del tutto, che proprio non vi badano le cose, ma poi vi dà delle scuse, no, ero a lavorare, no, sai, ero senza soldi del telefono e tutte queste cose qua, che lui continua a fare perché lui è un continuo test che vi sta facendo. Stress psicologico, perché lui sa di ferirvi e vi ferisce nel punto giusto. Allora, intanto lui comunque nella prima fase del love bombing, lui cercherà di trarre informazioni o da voi, ma se voi siete abbastanza chiuse, si appoggerà a una vostra amica o a un vostro amico per capire le vostre paure e debolezze, per poi usarle contro di voi. E queste qua le comincia a usare nella terza fase, che è la fase della svalutazione, dove entra in gioco anche la triangolazione. Allora, prima andiamo alla svalutazione, quando lui sparisce del tutto, che poi qua, che poi, allora, il narcisista non ha solo una donna, ne ha tante. E quindi quando si stufa della vittima inizia a svalutarla, inizia a deriderla, svalutarla nel senso di dire tu non sai fare niente, ma guarda qua, ma guarda là. E poi c'è questa amica o amico, che è il miglior amico di lui, che però a voi ve lo fa credere che sia un amante. Una seconda relazione che lui ha, ma ve lo fa credere così tanto che voi diventate, ahimè, gelose e morbose, perché crea appunto questa triangolazione per fare capire, per farvi stare appunto nel senso di colpa, nel dire ma cos'ha l'altra meglio di me, ma io, ma secondo me mi tradisce, ma secondo me fa anche con lei queste cose, e quindi nel vostro cervello vi si attua questa continue domande e risposte che vi date, sensi di colpa che anche lui vi dà. Allora, arriviamo dunque la triangolazione, appunto, che può essere fatta veramente oppure fatta capire. Perché è anche una cosa che lui vi tiene sotto controllo e sotto scacco, cioè praticamente voi vi annullate per voi, perché facendo questa triangolazione voi avete paura di perdere questa persona. E allora cosa fate? Vi annullate, annullate i vostri interessi, annullate le vostre passioni e vi annullate per voi, vi fossilizzate su questa persona che a lui in realtà non gli interessa minimamente niente di voi, perché ormai il suo scopo era di legarvi a voi, capito? Allora, l'ultima fase, che è la più brutta, è lo scarto, la fase dello scarto, che può essere indotto o fatto da lui. Indotto in questo caso è che il narcisista fa di tutto per cui voi lo lasciate in scena dei litigi ad hoc, dopo che è venuta a sapere le vostre debolezze, le cose che più possono dar fastidio, le fa in continuazione per farvi insomma arrabbiare, insomma fa di quelle cose appunto perché voi vi stanchiate di lui e lo lasciate voi stesse perché lui non si senta in colpa, ok? Oppure la fase che è fatto da lui, ahimè, è molto brutta. Può succedere se a voi vi capita, non so, una cosa brutta, un incidente stradale
o la perdita di un parente o di una vostra persona cara. E quindi in quel caso lì il dolore che voi avete già dentro per una cosa che vi accade ve lo fa fare anche lui che sparisce da un giorno all'altro e non si fa più vedere. Ma non è finita qua, perché voi pensate di avervi liberato del narcisista. In realtà, questo parassita, perché io lo chiamo parassita, non vi liberate mai. L'unica arma potente per liberarsi è bloccarlo dappertutto, in tutti i social, dappertutto, e non badarlo. L'indifferenza è la miglior arma, perché lui farà di tutto per farvi tornare, perché vi farà credere che è diventato bravo, che è buono, che è tranquillo, ma in realtà è tutta finzione, perché resterà buono per un periodo piccolo, breve di tempo, ma poi ritornerà sui suoi passi e sarà peggio di prima, perché rincarerà la dose sempre di più, sempre di più. Quindi voi è fatica che vi non dovete cascarci. Una volta che lo lasciate, basta, perché se voi tornate indietro vi farà questo gioco psicologico per farvi tornare. Lui, voi lo idealizzate perché all'inizio era una cosa, ma poi come per magia cambia. Quindi voi tendete ad avere il suo ricordo di quando era all'inizio e dite: ma tornerà mai più come prima? Ma cosa ho fatto? Ma vedrai che cambia. No, no, le persone non cambiano, sicché tenetevelo buono finché fa tutti, finché è bravo. Poi quando vedete il cambiamento, mandate a quel paese. Ok? Mi raccomando, ragazzi. Io spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo.